Tornati ragazzi con la nostra mega mitica guida di Spiro 3. Allora, intanto mi sono... Ecco, non abbiamo ancora preso tutte le gemme. Dobbiamo stare attenti. Ah, Spiro, sono felice di vederti. Senza la mia fedele matita sono del tutto inutile. E sembra che l'abbia persa. Ho questo uovo in più. Forse puoi barattarlo con la matita. Prendi l'uovo e barattalo. Va bene, il professore ci ha dato un uovo. Non di drago, questo è ovvio. Se no avremmo già cominciato con l'avventura in Spiro 3, ma... Un uovo di uccello. Dove andare a barattare l'uovo di uccello? Ovviamente ai piani superiori della foresta di Fontana Mistica. Ovvero qui, ecco, c'è un trespolo di legno. Cioè c'è un piedistallo di legno e un nidino. Mettiamo l'uovo nel nido. Arriverà un uccellone, che in cambio ci darà un seme. Dove mettere il seme? Sembra il pisello magico del professore, ma un seme ovviamente va messo in un vaso. E dov'è il vaso? L'Eva l'ho visto poco fa, di sfuggita. Ecco qui, il vaso deve essere qui da qualche parte. Dov'è? Aspetta, era qui. Eccolo qua, vai. Piantiamo il seme. Ah, ne cresce una pianta carnivora, simile... No, oddio, ma questa pianta carnivora, ragazzi... È quella che Bianca incanta nella cutscene di Spiro 3, la lotta di Hunter. Ditemi se non è lei. Mi sembra proprio lei. Comunque, la pianta carnivora ci ha dato una paperetta. Cosa facciamo con la paperetta? Ovviamente dobbiamo darla alla signora, il signor Papero di Acqua, a Via Quitrino, che non hanno figli. E quindi diamogli la paperetta. No, deve proprio... essere vicino, accidenti, dai. Tieni la paperetta, su. Oh, ecco. E cosa ci dà la signora Papera? Una cipolla! Che faccio con la cipolla? Cucinarla, diamola al signor Pentolone. Ah, qui non avevo proprio preso gemme, guarda. Non avevo proprio... dai, Spiro. Oh. Ok, cipolla, vai. Torniamo dove c'era l'ultimo ladro di candele che abbiamo abbattuto. Per darla al Pentolone. Dai. Forza. Ok. Fontana Mistica. Eccoti qua, vai. Devo capire poi dove sono le ultime gemme. Perché ne restano ancora un gruzzoletto. Ci deve essere una parte che non ho proprio... Che finora non mi è proprio passata per la testa di esplorare. Va bene, diamo la cipolla al Pentolone. Cosa... No, cipolla, sembra più un ravanello. Cosa ci darà il Pentolone in cambio? Una monetina! Che secondo me nella monetina c'è qualche sorta di easter egg, non saprei ragazzi, ma secondo me c'è scritto qualcosa sul retro della moneta. No, ci sono solo delle facce umane, semplicemente, va bene, niente. Secondo me ci avrei visto bene qualcosa come easter egg in questa moneta, ma la moneta ovviamente dove metterla? Nella fontana, perché qui nella fontana ci sono già tante monete. E la fontana ci dà la pena del professore! Vai, che brilla pure, cazzo... Ma è fatta di oro? Non lo so. Comunque, diamo la pena al legittimo proprietario. E finiamo il minigioco del baratto. Vai. La mia matita! Ora posso di nuovo calcolare l'età dell'universo. Ecco, prendi questa sfera. E allora, dice che io la perderò in ogni caso. Direi. Comunque, roba inutile, professore, sappiamo tutti già l'età del nostro universo. Ah, forse volevi dire l'universo di Avalar. Lo sa, potrebbe anche essere più antico o più giovane del nostro. Lasciamo il professore ai suoi calcoli dell'universo, dai. E seguiamo Sparks per recuperare le ultime gemme, che non lasciate davvero... Accidenti, un bel po'. Indica Sparks, fiuta le gemme, fiutale! Meno male che ho il trucco di Sparks, guarda... Ah, guarda qua! Guarda! Sto lago non l'avevo proprio esplorato! Come mi è saltato in mente di non metterci mai piede in tutto il video, in tutto il video precedente? Vai, Acquitrino livello completato, perfetto! No, non ce l'avrei fatto a fare tutto Acquitrino in un video. Bene, allora, potenziamento super salto e adesso andiamo a farci un pezzettino di livello successivo, ovvero... Fattorie! Dunque... Eccolo qui. Poi il nome originale è Robotica Farm, infatti poi l'hanno cambiato in Fattorie Robotiche nella Reignited, che ci sta meglio, perché Fattorie è tutto cibernetico.
A quanto pare mi hanno sentito quando ho fatto la spia. E infatti il tizio qua è tenuto ora sotto stretta sorveglianza per quello che ha fatto. Va bene, è stato completato. Adesso il prossimo da fare è fattorie, perché è l'unico altro livello a non aver bisogno delle sfere per essere aperto. Dai, fattorie. E si va alle fattorie. Bene, bene, bene. Dunque, ho questo livello abbastanza ostico e molto, sì, molto, piuttosto ostico, veramente. Fattorie è davvero tostino come livello, una bella rogna. Vai, altre torture. L'insetticida vs contanicida. Mi sa che ha vinto il contanicida. Allora, questi tubi di scappa, questi tubi sputano un non so che, utile per, ecco, per eliminare le api robotiche che ci bombarderanno a non finire. Wow, barili di testate nucleari. Respiro. Questi animali hanno infestato la fattoria. Hai tempo di aiutarci a liberarci di loro? Direi. Cerca di raggiungere la lampada gigante per gli insetti e accendila, così che potremmo uccidere quegli animalacci. Va bene, allora. Barili con testate nucleari. Ma che cazzo sono ste fattorie? Cosa cazzo coltivate, ah? La risposta è presto detta. Carote metalliche giganti, va bene. Non le assaggio perché sennò direi avvio ai miei bei dentini. Dunque, cominciamo, dai. Allora, fattoria è un livello dannatamente ampio, devo dire. È un livello dannatamente ampio. Cioè, c'ha una reale... Mi sa che è il più vasto di tutto Spiro 2 come livello. Credo proprio di sì. Infatti, guardate la minimappa, com'è. Allora, delle pecore sono, delle pecore normali. I fodder, vabbè, gli animali più da dare a sparsi, che... È un peccato, se volevamo fare le cose per bene, secondo me dovevamo mettere una pecora cibernetica. Allora, per eliminare lo scarafaggio, colpo di testa. Vai, perfetto. Eh sì, fattoria richiede il colpo di testa per poterci giocare, per poter venire giocato. L'ho letto sulla Spyro's Wiki, in effetti... Poi ho scoperto in effetti anche che se si entra nel castello di Tundra d'inverno, lo sto facendo qualche trick assurdo, sebbene la porta sia chiusa, il portale di Tundra, il portale di fattorie è chiuso. Serve proprio l'abilità colpo di testa, è indispensabile, in effetti non si può eliminare le api. Dai, perfetto, meno male che ci sei tu, doppio salto, così si può eliminare in fretta ste api senza... Cacchiarola davvero. Vai. Sono delle gemme anche qua. Andiamo a prendere tutte, dai. Quanto stiamo? Già 8 minuti. Minchia, come vola il tempo quando ti diverti. Vai. Bastarda, che sei. Madonna. Allora, questa ha voglia di farmi girare le palle, ma tantissimo, Qui ci sono altre gemme. Sì, ecco, ne vedo una lì. Un paio qui, sì. Risposta è presto detta ancora. Ci sono le gemme. Che bello, fattoria robotica. A me piace come livello. Andiamo. Anche perché c'è una musica che sembra quella di Galanchi di Skelos. Ah, dunque, eravamo rimasti al secondo round contro quell'ape maledetta, dai. Niente, devo prendere più forza la mira, se no non è capace di sparare, Spiro. Ehi! Dai. Qui dobbiamo eliminare i nemici anche perché è importante. Voglio arrivare all'area alla fine col potenziamento supercarica attivo. Grazie tante. Ah, dunque, di qua, dai. Perfetto, ah, c'è un'altra ape qui. Vai. Madonna, avevo paura mi sparasse addosso, dai. Qua. Perfetto, ora evitiamo i barili alle contestate nucleari. Che le palle dei mulini poi non vi fanno male, ecco, però vi fanno volare in aria. Vi fanno sbalzare in aria, veramente. Ah, ecco, vai.
provarci subito perché guarda, è qualcosa di assurdo. Parliamo con questo contadino. Questi dannati insetti si prendono gioco del mio costoso spaventapasseri robotizzato. Puoi abbatterli e bruciarli? Eh sì. Madonna, è una delle sfide più allora, porca puttana, veramente, guarda, Ma no! Ma cazzo, ma se invece... Non ne ha fatta una giusta, ragazzi, Non ne ha fatta una giusta. Allora, non diamogli tempo, perché sennò... Dai, continuano poi a richiamare altri insetti, veramente. Scusa, Spiro, ma la tua fiammata non avrebbe dovuto... Cazzo, ma... Guarda, veramente, guarda, mi prende per il culo? Cioè, no, veramente, cosa fa? Colpisce in mezzo agli insetti e non li prende. Dai, smettila adesso. Vai, una... non far perdere tempo, se no richiama ancora... Vai, perfetto! No, non ci credo, mi ha richiamato... No, 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 dai! Ma maledizione! Era l'ultimo, dai! Oh, ce l'ho fatta, vai! I campi sono al sicuro da quei parassiti volanti, Spiro. Prendi questo gingillo che ho dissotterrato ieri. Madonna, guarda, che nervoso! Colpisce proprio in mezzo ai due insetti, poi lo colpisce, no! Nell'istante quello colpito ha richiamato gli altri, madonna! E mi ricordo nel mio vecchio L'Espresso, la sfida l'avevo fatta subito per un colpo di culo. E ci credevo, e avevo ben ragione di credere fosse un colpo di culo. Guarda adesso qua che disastro. Dai. Andiamo a prendere altre gemme, su, facciamo tutto quel che si può nel restante tempo dell'episodio, ma dubito che si possa fare ancora qualcosa. Vai, apre eliminata. Perfetto, allora qui si apre un vortice, ma solo dopo che abbiamo finito... col livello in sé, cioè dopo che abbiamo preso la sfera dal contadino, la sfera che rimpiazza il talismano. Allora, qua dobbiamo salire là su quell'ascensore, perché madonna, sei sempre in alto? Dai. Ok, dicevo, dobbiamo salire qua perché c'è ecco appunto il fuoco d'artificio da distruggere. Perfetto, cioè da distruggere, da accendere, così che noi possiamo prendere quel forziere là. Se di citazione ha quel vortice là, ispiro uno, dai. Ok, tante altre gemme per noi. Prendiamo uno di sti schifi gialli per, ecco, distruggere quell'ape là. Ti prego, non mi far fallire. Ti pareva, dai, però, Ecco, a modo mio, vai. Allora, smettete di giocare a calcio con i vari radioattivi soltanto per un secondo, grazie. Vai, attacca eliminata. Qua, adesso cosa c'è? Qua, sembra un'oca. Qua, dovrebbe salire troppo qua. Allora, da questa parte. Poi manca poco per prendere la sfera, ma non ci si fa adesso. Dai. No! Dai! Madonna, sei impreciso! No, aspetta, ho sbagliato. Da qui sopra, dai, ci sono anche tante altre gemme qui sopra. Dai! Madonna, tutti gli insetticidi non funzionano, tocca a un drago fare lavoro. Ah, una piccola questa! Citazione di Spiro 1, la barriera invisibile come quella di Collina Pietrosa. E secondo me qualcuno con un bug quella barriera di Collina Pietrosa è riuscito a valicarla. Ci metto la mano sul fuoco. Secondo me qualcuno ce l'ha fatta. Oh, 14 minuti, ci